Buonasera da Onda, TG, edizione straordinaria per gli aggiornamenti del Covid-19 coronavirus. Continua il nostro tour de force per tenervi aggiornati minuto per minuto in tempo reale sul nostro sito internet. Ovviamente anche la domenica è stata una domenica nera bestiale per l'Abruzzo, ma anche per la città di Sulmona, dove si è registrato il settimo caso di coronavirus. Era rientrato all'inizio di marzo dalla Spagna, fino a quando nella giornata di ieri, dopo aver allertato gli organi preposti, si è presentato al pre-triage dell'ospedale di Sulmona per sottoporsi al tampone che oggi ha dato esito positivo. Si tratta di un pensionato residente a Sulmona, originario di un paese del circondario, che ora si trova ricoverato all'ospedale di Avezzano, dove il responso del test che è arrivato in mattinata. Solo nella giornata di ieri sono stati effettuati 8 tamponi a Sulmona, tutti risultati negativi, eccetto quello del sulmonese rientrato da terra spagnola dove si era recato per incontrare un familiare, ma è ancora da accertare come e dove il pensionato ha contratto il virus. L'ASL ha provveduto a ricostruire movimenti e contatti per porre i soggetti in sorveglianza attiva e quarantena obbligatoria. Salgono a 7 i casi di coronavirus accertati nella città di Sulmona, compreso il primo non autoctono, il 60enne residente a Roma, originario di Sulmona, poi il dipendente della Saga 56enne, l'infermiera della San Raffaele 40enne, l'anziana degente al San Raffaele 75enne, i genitori dell'infermiera 40enne che ieri sera sono risultati positivi al virus, come annunciato da Onda TG nel sito della nostra emittente, e il pensionato. Si attende ancora il responso per l'altra infermiera del San Raffaele, che ieri è stata sottoposta al tampone dopo un fuori programma personale che non merita di finire alla ribalta della cronaca. Anche alla giovane donna di Sulmona è stata riscontrata una polmonite non bilaterale, tanto che attende nella sua abitazione l'esito del test. Intanto il Covid arriva anche a Roccaraso. Un altro caso si è registrato nell'Alto Sangro, una persona di Roccaraso sottoposta al test all'ospedale di Castel di Sangro, risultata positiva al Covid-19. I risultati sono arrivati oggi e l'azienda sanitaria locale ha già attivato tutti i protocolli previsti. Nonostante tutte le misure restrittive adottate in questi giorni, purtroppo questo virus è arrivato anche da noi, commenta il sindaco Francesco Di Donato. Voglio dirvi che questa persona non ha sintomi e è in quarantena da oltre 2 settimane. Dimostriamo quindi di essere una comunità matura e solidale. Rispettiamo la sua privacy, non scateniamo una morbosa corsa al nome. I casi di coronavirus in Italia sono quasi 100.000 e si stima che anche gli asintomatici siano almeno il quintuplo. Ci siamo ora anche noi, stringiamoci idealmente a questa persona, restando tutti a casa. Ce la faremo a vincere questa battaglia, conclude Di Donato, che nelle scorse settimane aveva blindato il paese, posizionando segnali e divieti nei punti di accesso per limitare e controllare il traffico. E stavamo parlando poc'anzi proprio di questa domenica nera bestiale per l'Abruzzo. Vediamo però qual è il quadro completo della situazione con il report dei dati aggiornati, ovviamente i casi accertati di coronavirus nella regione Abruzzo. Salgono a 1.293 i casi di coronavirus in Abruzzo rispetto a ieri dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo se ne registrano 160 in più. Salgono anche i decessi che con un incremento di 12 arrivano a quota 88. Si tratta, sia per numero di vittime che per numero di nuovi casi, del più consistente incremento registrato in un solo giorno dall'inizio dell'emergenza. Quindi purtroppo una domenica bestiale, ma anche un record negativo, quello che è stato incassato in giornata. Dei nuovi casi, 13 fanno riferimento alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 37 alla ASL Lanciano Chieti Vasto, 64 alla ASL di Pescara, 46 alla ASL di Teramo. Del totale dei casi positivi, 101 si riferiscono alla ASL dell'Aquila, 266 a quella di Chieti, 576 a Pescara, 350 a Teramo. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 7.730 test.
E per quanto riguarda invece il test rapido per la popolazione, il comune di Prezza è stato diffidato in giornata dalla regione Abruzzo. Sospendere ogni attività in corso perché i test rapidi non sono in grado di comunicare risultati attendibili. La regione Abruzzo ha diffidato formalmente il comune di Prezza, sollecitando lo stop nella somministrazione dei test. L'atto di diffida è stato emesso verso il sindaco Marianna Scoccia da parte del Servizio Prevenzione e Tutela Sanitaria della Giunta regionale. La Regione ha ricordato che i test basati sull'identificazione diretti verso il virus non sono in grado di fornire risultati sufficientemente attendibili e di comprovata utilità per la diagnosi rapida nei pazienti che sviluppano il Covid-19 e non possono sostituire il test classico basato sull'identificazione RNA virale nel materiale ottenuto dal tampone rinofaringeo. E vediamo come ha reagito alla diffida della regione proprio il sindaco di Prezza, Marianna Scoccia. Ho ricevuto una diffida da parte della regione a non utilizzare test rapidi che ho acquistato per la comunità di Prezza. Un peccato perché questi test che vengono utilizzati in tantissime regioni, anche in altri comuni, basta pensare che in Veneto ne hanno acquistati 730.000, sono sicuramente utili per la prevenzione. L'ho detto fin dall'inizio che questi non sono dei test per scoprire se siamo affetti dal Covid-19, ma sono dei test, una sorta di screening per vedere se abbiamo sviluppati degli anticorpi ed è un piccolo campanello d'allarme. Non nego, insomma, la mia rabbia, il mio stupore, anche perché questa diffida al momento è arrivata solo ed esclusivamente a me e non ai miei due colleghi sindaci, almeno fino ad oggi, e per cui questa cosa mi fa malpensare. Ho già incaricato un avvocato, il quale sta esaminando tutta quanta la procedura, e se ho commesso qualcosa di sbagliato, sono la prima che tornerà indietro, ma qualora fosse il contrario, non esiterò ad andare avanti e mi riserverò anche di effettuare delle azioni legali. Un peccato perché comunque io sto lavorando solo ed esclusivamente nell'interesse della comunità, del territorio, della popolazione. Non voglio fare nulla di sbagliato, ma soprattutto non voglio fare male a nessuno. Spero che tutta questa vicenda si chiarisca al più presto. Io nel frattempo continuo a lavorare sempre e solo esclusivamente a sostegno dell'intera popolazione e del territorio della Valle Peligna. E ora il punto sull'emergenza sanitaria. Che confusione sull'ospedale di Sulmona che di fatto è diventato un presidio Covid a tempo. L'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila conferma che l'ospedale di Sulmona è un presidio no Covid, almeno fino al prossimo mercoledì. Si è tenuto oggi via Skype il comitato ristretto dei sindaci per fare il punto della situazione sull'emergenza sanitaria coronavirus. Nei prossimi giorni saranno somministrati tamponi a tappeto agli operatori sanitari della terapia intensiva e del pronto soccorso e non a tutto il personale del nosocomio. Da protocolli di sicurezza diffusi dall'azienda, oggi i tamponi sono somministrati solo al personale che ha avuto contatti con pazienti Covid, terapia intensiva e pronto soccorso, in accordo con i medici competenti, spiega il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini. Per aumentare la capacità di fare tamponi per popolazione sanitaria, si sta lavorando a ampliare i laboratori sul territorio fino a uno per provincia, mentre pronto soccorso e distretto verrà rifornito da domani di tamponi, circa 100, per consentire la somministrazione a sanitari che hanno avuto contatti con pazienti Covid, a pazienti in pre-triage e l'attivazione dell'unità speciale di continuità assistenziale. L'ASL, quindi, che ha preso in carico la proposta lanciata dal Tribunale per i diritti del malato, diffusa da Onda TG, ha spiegato che Sulmona resta un presidio no Covid. Covid fino al prossimo mercoledì, ma tra la forma e la sostanza sussiste però una chiara differenza, perché la presa in carico, anche solo per qualche giorno, di un paziente Covid comporta l'attuazione di una serie di misure nell'interesse dell'intero presidio e del paziente stesso, che prima di tutto è una persona che necessita di cure. La mappa delle carenze nell'ospedale Covid a tempo viene rispolverata dalla coordinatrice del Tribunale per i diritti del malato, Katia Puglielli.
Il personale del triage è lo stesso personale del pronto soccorso. Le barelle hanno difficoltà a entrare nel pre-triage. La sanificazione delle ambulanze, dove il trasporto di un Covid avviene nel piazzale del vecchio pronto soccorso mentre gli utenti entrano in ospedale. I nefropatici, le donne in gravidanza, le persone che devono fare la donazione, le persone che devono fare le analisi, inevitabilmente devono fare lo stesso percorso che fanno i pazienti Covid. Se si complica un intervento chirurgico, dove li mandiamo i malati? Si chiede la Puglielli, spiegando che allo stato attuale, anche solo per un giorno, insisto nel dire che è necessaria una programmazione della gestione al fine di tutelare tutti i pazienti, ovviamente anche il personale sanitario. D'altronde, in un periodo di emergenza, i problemi vanno risolti, non basta fare a gara a chi ha meno responsabilità. Una domenica impegnativa anche per i sindaci che fanno parte del comitato ristretto. Noi facciamo il punto proprio sull'ospedale no Covid o Covid a tempo, come lo abbiamo definito noi, con il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini. Ho rimarcato con molta, diciamo, forza il fatto che comunque Sulmona non si è sottratta a fare la sua parte in un momento di grande difficoltà, accogliendo pazienti provenienti dalla zona metropolitana, quindi salvando vite umane in un momento di grande crisi, ma questo ovviamente non era una soluzione possibile in un assetto non protetto come quello che c'è stato. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo messo a disposizione un posto letto in isolamento, abbiamo salvato, come dicevo, quattro persone. Se in futuro l'assetto del nostro ospedale dovesse cambiare, dovesse essere necessario quindi intervenire di nuovo come centro Covid in maniera strutturale, questo va fatto, però può essere fatto e noi non ci sottrarremo, ma solo attraverso un potenziamento di mezzi e personale che mettano in sicurezza un intervento in questo senso. Si è parlato anche della questione dei tamponi, che è un aspetto su cui ci eravamo soffermati anche nei giorni scorsi. Oggi è stato comunicato in maniera definitiva che i tamponi verranno somministrati soltanto al personale sanitario di contatto che ha avuto contatto con pazienti Covid, in base a dei protocolli che l'azienda ha definito con i medici competenti, i medici del lavoro, e nel triage, quindi nelle valutazioni in ingresso dei pazienti. Così come nell'unità speciale di continuità assistenziale, quindi sul territorio. Effetto Casini con la richiesta di intervento dei NAS, ma anche effetto mediatico e TDM sulla clinica Sara Ferre di Sulmona, che in questo momento per ovvi motivi resta l'osservata speciale dopo i primi due casi di positività riscontrati al coronavirus, un terzo caso invece, per un terzo caso si attende il responso. È notizia proprio di questi minuti che da domani partirà la somministrazione dei tamponi a campione e a tappeto, sia ai degenti che agli operatori della clinica San Raffaele, per un totale di 140 test che dovranno essere somministrati proprio per accertare o escludere, come ci auguriamo, il contagio da coronavirus. 10 tamponi sono stati già effettuati nella giornata di ieri agli operatori sanitari. E ora la politica al tempo del coronavirus, la richiesta reiterata è quella di convocare senza indugio la Commissione Politiche Sanitarie del Comune di Sulmona. A chiederlo alla sindaco Anna Maria Casini e la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Elisabetta Bianchi. L'emergenza Covid-19 non sia il pretesto per far ridisegnare dai poteri di un commissario governativo la geografia sanitaria in Abruzzo, interviene la Bianchi. Per questo chiedo al sindaco di uscire più presto dal percorso solitario intrapreso e di riunire senza indugio la Commissione Consiliare Sanità al fine di valutare e concordare le posizioni da assumere in ogni sede di interlocuzione delle istituzioni sovraordinate con il Comune di Sulmona. Infatti, abbiamo da preservare a Sulmona servizi intrasferibili, come ad esempio il percorso nascita, la dialisi, l'assistenza
oncologica e a Sulmona nell'organo collegiale preposto, al fine di scongiurare la evocazione di inutili creature mitologiche, vanno ricercate le condizioni di assistenza in assoluta sicurezza di tutti i servizi in essere, sino a quando i pazienti Covid in transito nell'ospedale di Sulmona non verranno dislocati nel presidio di destinazione. La consigliera sollecita pure la ripresa di tutte le attività istituzionali dal Consiglio alle commissioni in modalità online. E per stemperare i toni, noi chiudiamo con l'appello di Dacia Maraini rivolto al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma a tutti gli abruzzesi che in questo momento stanno affrontando la pandemia del 2020, quindi l'emergenza coronavirus, l'uomo e la natura al tempo del Covid. Caro Parco, lo sai che ti sono talmente affezionata che ormai vivo più spesso tra le tue braccia che nella gorgogliante città di Roma. Sai quanto amo i tuoi boschi, le tue acque, i tuoi orizzonti, i tuoi villaggi, di cui si capisce l'orgoglio dai tanti fiori con cui abbelliscono le loro finestre e i loro balconi. Tu certo non sai di questa tremenda pandemia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo degli umani, ma forse hai intuito che qualcosa è successo, perché avrai notato che non ci sono più giovani, anziani, bambini che passeggiano per i tuoi sentieri. Forse per te è un sollievo perché troppa gente in giro a volte ti impediva un respiro sereno e soprattutto la tranquillità degli animali che ami e che difendi. Ma io so che nel modo strano con cui la natura si intreccia al cuore degli uomini, hai la certezza che i nostri destini sono legati e certamente avrai voglia di difenderci da noi stessi e dalla nostra stupida presunzione di onnipotenza. Sono sicura che questa imprevista, imprevedibile, feroce malattia ci aiuterà a capirti meglio e a trattarti con più rispetto. Tu lo saprai subito perché nel tuo modo vegetale nuvolesco capirai che le cose sono cambiate. Saprai che noi saremo differenti, più attenti alle tue esigenze oltre che alle nostre, non più padroni assoluti, ma compagni di vita delle tue bellezze e dei tuoi animali. Ti saluto con affetto. Dacia Maraini. In una domenica nera, la più nera, speriamo che sia l'ultima, e questo è davvero un segnale, vuole essere un messaggio anche di speranza per la nostra terra abruzzese, per guardare ovviamente oltre l'ostacolo, il grande ostacolo del coronavirus. Io vi ricordo che potete seguire tutti gli aggiornamenti sul sito della nostra emittente televisiva Onda TV, dove trovate gli aggiornamenti anche sull'evoluzione nazionale dell'emergenza coronavirus, grazie alla collaborazione che Onda TV ha siglato con ADN Cronos. Questo a garanzia della certezza di una corretta informazione in un tempo di emergenza, ma anche di forte tensione sociale. Ovviamente sul nostro sito internet www.ondatv.tv potete seguire tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, quindi le notizie in tempo reale. È davvero tutto per questa edizione straordinaria. Onda TG torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti buona domenica e buona serata.